Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Non mi sono pelata durante la notte, ho la coda qui dietro, ma sono già pronta per studiare. Stamattina è stato un sogno, ovvero mi sono svegliata senza sveglia alle 10. Che sembrerà pochissimo per voi, ma fidatevi perché che per una persona che si sveglia alle 7 del mattino da un mese. È una cosa bellissima, vi giuro. Comunque, mi sono svegliata alle 10, ho fatto colazione, ora sono le 10:40, mi sono anche già vestita perché oggi sono a pranzo da mia nonna e quindi, visto che fra poco, diciamo, fra poche ore andrò via di casa, volevo essere completamente pronta, vestita e tutto quanto, così diciamo posso studiare fino all'ultimo minuto. Ma questo è l'ultimo esame che preparo, evviva, alleluia! Stavo dicendo, ed è l'esame di scienze della comunità, che in realtà è un parziale, quindi ebbene sì, anche di infermieristica ogni tanto. Hanno un po' di pietà per noi e fanno dei parziali, ma avviene molto raramente. Comunque, è un parziale semplicemente perché la terza materia di questo esame non l'abbiamo fatta. La faremo ad aprile. Quindi la loro proposta è l'esame di scienze della comunità, lo potete dare ora con le due materie su tre che abbiamo fatto, oppure lo darete a maggio o a quando volete, con le tre materie su tre che avremo fatto. Io quest'anno sono partita con questa mentalità, cioè che volevo fare tutto ciò che avevo imparato in questo trimestre. Quindi c'è stato dentro anche questo e alla fine non me ne pento, anche perché se l'altro esame di ieri dovesse essere andato male e lo rifiuto, ovviamente ho quello da dare a maggio di nuovo. Innanzitutto ora vi farò vedere un po' gli appunti così perché me lo chiedete spesso. Questa materia è una delle poche materie che ho fatto bene al PC. L'ho fatta al PC perché era una materia molto discorsiva e non stavo al passo, cioè non riuscivo a scrivere mentre lei spiegava. Ho deciso di usare il PC e questo è il risultato. Allora, innanzitutto ho stampato i fogli e li ho messi dentro a questo raccoglitore portadestini, che è quello che ho usato per la maturità. Ho messo questa copertina verde, ho scritto l'esame, ho messo i fogli, ho messo due fogli per bustina e come vedete ho fatto questo lavoro di, cioè, di sottolineatura, ma vi dico già ormai un mese fa, 2 mesi fa. Perché queste cose già le avevo cominciate a studiare. Questa è la prima materia, vedete, sono cose veramente, cioè sono poche. Queste sono tipologie di domande che l'esame può fare, queste. Non tutte, ovviamente, però se vuoi essere preparato al 100% te le impari tutte e prendi lode. No, questa invece è la seconda materia, che è molto piccola perché è soltanto un credito. Quindi ora appunto sono le 10:40, io imposterò un'ora di forest, anzi la impostiamo insieme. Cambiamo albero e mettiamo, non lo so, mi piace questo oggi. 2 ore sono troppe, mettiamo un'ora. Allora, ci siamo, andiamo! Sono stata dalla nonna a mangiare qualcosa e adesso sto andando a casa a studiare. Sarei anche rimasta volentieri, ma ormai totalmente slegato quando siamo qua dentro. Guardate com'è piccolo. Vieni! Andiamo! Vieni qua, vieni. Dai, salta in macchina, vieni. Ti devo prendere in braccio. Ah, cane pauroso. Lo leghiamo. Ok, buon viaggio! Stasera il piano è magnifico, andiamo alle terme con i miei amici per festeggiare gli esami. Spero che non cada la telecamera, perché comunque devo, cioè, devo guidare io, quindi boh, vabbè. In città in realtà la neve si sente molto molto meno, eh. Devo
devo ammetterlo, però comunque è impegnativo. Ok, è comunque impegnativo. E no, non uccidetemi nei commenti, non sto guidando per strada, sono ancora dentro al parcheggio a casa, insomma, di mio nonno. E stasera verso le 7 mangerò, perché qui stiamo alle terme tutta la sera e ho paura che mi dia fastidio lo stomaco. Quindi mangerò e poi mi preparo con calma, verso le 8 partiamo di casa verso le terme. Evviva! Siamo... Cosa? Tutte queste calamite dove sono saltate fuori? Devo filmare la reazione in diretta. Me ne sono accorta adesso, che te la date? Ed è una settimana che ci sono. Le avevo. Ho pensato che fossero in ambito alimentare. Vabbè mamma, quando faremo la cucina no? Ogni tanto dice, ma se ne accorgerà prima o poi. Dai, quanto mi vuoi bene. Tantissimo. No. Perché ho preparato tutto, ormai è passata un po' di ore, è sera, ho cenato prestissimo e mi sono messa, vabbè vi faccio vedere ma non è niente di che, mi sono messa appena a metà fuoco questi pantaloni della tuta, oddio mi sono denudata, questa canotta, la felpina, mamma apri tu? Apri tu? E basta, ora è arrivata la Mari, preparo le cose. E andiamo. Preparazione carne. Purtroppo non abbiamo potuto riprendere nulla perché non si possono usare i telefoni nell'ambiente termale, ma guardate i capelli, si non si ripeteva, cioè non si poteva riprendere, è stato molto bello però. Però guardate cosa ci ho guadagnato, però una bella ustione. Vogliamo spiegare com'è avvenuta? Io sono una scema. Cosa ho fatto? Sauna, mano nel bracere e passa la cosa. Si è sentito proprio la mia pelle e niente, adesso non si nota, ve lo giuro, ma ecco, forse così. Adesso niente, lei mi accompagnerà o qualcuno mi accompagnerà in una farmacia che è qui di fianco e che è aperta tutta la notte. Prenderò qualche crema perché non si può, non si può. Come se non bastasse, questa è la situazione. Vi giuro che però è un'atmosfera troppo magica, è bellissimo. Cioè ora non arrenderò mai, però non lo so, ero un po' meno felice quando ho scoperto che c'era questo tempo e dovevo venire a casa da sola in macchina, però ora che sono a casa sono molto più felice, dai. Niente, adesso senza cadere, perché stasera ne abbiamo già avute abbastanza, tornerò a casetta e metterò la mia pomata che mi hanno gentilmente fatta acquistare i farmacisti e basta. Buongiorno, buongiornissimo, è il giorno dopo e volevo soltanto chiudere questo vlog giusto così per darvi una chiusura un po' più decente, visto che poi magari oggi lo editerò. Allora, i capelli sono una cosa indecente perché ieri sera li ho asciugati velocemente, li ho lavati male, quindi vabbè. E poi insomma li ho lavati con una mano, quindi ero un po' impedita. Allora, la situazione a mano è un po' migliorata, nel senso che ci sto mettendo la crema sotto, adesso non si vede nulla, mi fa ancora un po' male, però va molto molto meglio rispetto a ieri sicuramente. Detto ciò, io ho pranzato perché appunto è già il giorno dopo, oggi sono le 2 e tornerò a studiare, ovviamente. Vabbè, a parte ciò, ho detto questo, io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.